Io vengo dal Sulcis Iglesiente, quindi sud-ovest della Sardegna, che è una terra bellissima, anche quella zona è molto bella dal punto di vista naturalistico, ma è anche una zona in cui la disoccupazione ha un livello altissimo, più alto rispetto a tutta l'Italia. Anche nelle ultime statistiche il Sulcis Iglesiente risulta il territorio più povero d'Italia, perché c'è stata la crisi industriale, sono state chiuse diverse industrie. Allora, proprio in un territorio così, dove il lavoro manca più che altrove, si pensa che le persone siano disposte a fare tutto, possono nascere delle fabbriche di armi. Nel 2001 l'attuale RQM era una polveriera da miniera, si fabbricavano esplosivi per le miniere che, appunto, chiuse hanno tolto questa possibilità di assorbimento di quel tipo di lavoro, e quindi si è parlato di riconversione al bellico. In quel momento devo dire che c'era stata una grande indignazione generale, e quindi la Chiesa in testa, ma gli intellettuali, gli universitari, i sindacati, insomma, dicevano un grande no alla riconversione al bellico. Hanno fatto tantissime manifestazioni, raccolte di firme, insomma, sembrava che sia stato un momento di grande forza e sembrava che, insomma, ce la si potesse fare. E fatto sta che la riconversione è avvenuta lo stesso. Perché? Non si sa, non si sa perché le persone hanno mollato, forse perché si sono un po' rassicurate all'idea che la produzione sarebbe stata destinata alla difesa. Insomma, fatto sta che non solo la riconversione è avvenuta, ma è avvenuta anche con soldi pubblici. Quindi da quel momento in poi il movimento si è come dissolto, ha perso forza, silenzio. E per tanto tempo, quasi a parte i lavoratori e pochi altri del paese dove sorge la fabbrica, si sono ricordati di pensare a che cosa stesse succedendo lì. Nella mia città, che è a 10 km, l'Iglesia, che è a 10 km di distanza da Domus Novas, veramente quasi nessuno sapeva più che cosa stesse succedendo. Ancora si chiamava la polveriera, così come se non fosse cambiato nulla. Ma nel 2015 il conflitto in Yemen, appunto scoppiato a causa di una, si dice, di una guerra civile, di fatto il sostegno alle due parti ha fatto diventare un altro tipo di guerra. E l'Arabia Saudita, capo di una coalizione, è la maggiore responsabile dei bombardamenti in quella terra, bombardamenti che hanno obiettivi civili, che hanno portato una distruzione tale che l'ONU l'ha dichiarata la peggiore catastrofe umanitaria dal secondo dopoguerra, lì nello Yemen. E abbiamo scoperto che le bombe che arrivano nello Yemen per gran parte provengono da Domus Novas, da questa nostra. Allora, il vecchio movimento che si era sciolto ha ricominciato a prendere vigore, hanno iniziato a fare delle manifestazioni fuori dalla fabbrica, ma era un movimento, come dire, composto da poche persone molto coraggiose, molto determinate, ma che non riuscivano a dialogare col territorio, perché il lavoro, l'occupazione, ma come si fa, eccetera. Quindi risultavano un gruppo piuttosto isolato. A questo punto entra un po' anche la mia storia personale, perché a livello nazionale si stava iniziando a riflettere, diverse organizzazioni si erano unite, avevano scritto una lettera ad Alfano chiedendo dei chiarimenti, e i chiarimenti riguardavano proprio la fabbrica di Domus Novas, che a Domus Novas per caso è una fabbrica che riguarda l'Italia, è una fabbrica italiana anche se poi è controllata dalla Rheinmetall tedesca. La domanda è questa: ma come può l'Italia, che
parte avere scritto nella Costituzione di ripudiare la guerra, ha anche una legge, la legge 185 del 90, che dice chiaramente che non si possono esportare armamenti verso paesi impegnati in conflitti. Come può il governo autorizzare l'esportazione delle bombe? C'è stata la documentazione filmata, insomma, si aveva la certezza, anche perché i numeri di matricola sono stati trovati nello Yemen, quindi non c'era possibilità di dire ma no, non sono quelle bombe. Ecco, in quel momento con un gruppo di amici del Movimento dei Focolari e della mia città abbiamo iniziato a ragionare sulla cosa. Ma non è che noi siamo come quei bravi tedeschi all'epoca della Shoah, che educavano i loro bambini, li amavano e magari cercavano di trasmettere anche a loro modo dei valori, vivevano una vita tutto sommato tranquilla, vabbè, se si può dire, durante la guerra, però intanto con i loro figli potevano esercitare la normalità, mentre i figli degli altri passavano per il cammino. C'erano anche dei tedeschi che non erano d'accordo, ma che cosa hanno fatto? Noi ci siamo sentiti così, mi ricordo ancora l'intensità di quel momento. Possiamo permetterci questo? E chiaramente abbiamo risposto di no. È vero che non vedevamo il fumo dei camini perché lo Yemen era lontano, ma avevamo la certezza che nel nostro territorio si stava facendo qualcosa che non andava bene. E nonostante la disoccupazione, nonostante tantissimi problemi, tantissime alternative che si potevano proporre, noi sentivamo, come diceva Don Fabio prima, di dover lavorare alla riconversione. Perché la riconversione, che non vuol dire per noi solo la riconversione di quella fabbrica, ma la riconversione dell'economia del territorio, perché comunque una presenza di questo tipo preclude altre possibilità di tipo turistico, di tipo ambientale, di tipo, non è soltanto insomma, abbiamo fatto un ragionamento ampio e abbiamo promosso una marcia per la pace, agganciandoci a un'esperienza che fanno i giovani, la Run for Unity, che è una staffetta per la pace che si fa in tutto il mondo lo stesso giorno, a diverse latitudini, per dire che la pace è un fatto universale. E lì, in quella manifestazione, non c'era più il gruppetto isolato di cui ho parlato prima. C'erano i bambini delle scuole con le loro maestre e le loro famiglie, c'erano gli adolescenti, c'erano i giovani e c'erano soprattutto persone appartenenti a diverse culture pacifiste, chiamiamole così, cioè persone che avevano fatto dei percorsi molto diversi tra di loro e che però in quell'occasione si sono incontrati. E questo è stato un punto di novità. C'eravamo tutti, la pace è di tutti, non è di nessuna generazione in particolare, ma appartiene anche ai bambini. La pace non riguarda, nessuno può dire, nessun movimento, gruppo, partito politico può dire di essere il depositario, è di tutti. Allora, il giorno dopo la manifestazione ci siamo dati un appuntamento, l'abbiamo dato così dal palco, domani ci vediamo, poi ci siamo visti al comune di Iglesias con tutti quelli che vogliono costituire un comitato, ed è nato questo comitato che ha un nome lunghissimo, per abbreviare lo chiamiamo Comitato per la Riconversione della RVM. Volevamo dire che bisogna intervenire sui territori, lì dove noi viviamo. Non possiamo parlare di pace in senso astratto e volere la pace del mondo se poi sei in un posto dove succedono delle cose e non fai niente per quello. È certo che è più difficile fare delle azioni concrete con le persone con le quali condividi la vita normale e come dire, con le quali si può creare anche qualche difficoltà, ma non ha senso una pace generica proclamata, no? Così. E quindi la riconversione doveva essere necessariamente un punto di forza. Ora, abbiamo, da quel momento abbiamo fatto tantissime azioni, ma ecco, che cosa mi sembra importante dire? L'esperienza che si fa dentro il comitato, cioè proprio quella di mettere insieme persone diversissime,
Noi ci sono cattolici che appartengono anche a diverse aggregazioni, ci sono, c'è la Chiesa Battista, ci sono movimenti, c'è l'Arci, Legambiente, Banca Etica, un elenco, siamo una trentina di realtà diverse e che quindi hanno anche linguaggi diversi e potrebbero nello scegliere come portare avanti le cose non trovarsi d'accordo. Vedete che è un'epoca così difficile che invece ci mette insieme, nel senso che si superano le diverse modalità che ciascuno vorrebbe utilizzare in nome di qualcosa di più forte che ci accomuna. Allora, che cosa è venuto fuori? Vi dico soltanto alcuni momenti importanti a proposito delle scelte politiche. Diceva prima, com'era il punto numero uno? La proposta numero uno si diceva chiederemo all'Italia di fare delle scelte. Ecco, così mi viene da fare una parentesi, chiediamoglielo prima ai nostri politici, prima di decidere se votarli o no, che cosa faranno dopo. Stabiliamo questo dialogo. Se non sono disposti a fare questa cosa, cerchiamo un altro da votare. Si può. Prima, in un patto che responsabilizza entrambi, perché anche mantenere, come dire, anche i politici hanno anche una vita difficile, voglio dire, non è semplice gestire tanti. Quindi hanno bisogno anche degli elettori che li aiutino a ricordare i motivi per cui stanno lavorando. E allora questo mi sembra importante. Noi abbiamo avuto fiducia nel fatto che tutti i politici, al di là delle appartenenze, potessero ascoltarci, per esempio nel nostro consiglio comunale. Noi siamo andati da tutti a parlare con ciascuno, a proporre, a dire che dovevamo fare qualcosa perché questa fabbrica voleva ampliarsi, si voleva ampliare proprio nel nostro territorio e fare un campo prove, cioè le esplosioni da noi, o ancora per così. E quindi, insomma, dopo una serie di percorsi, il nostro consiglio comunale all'unanimità ha dichiarato Iglesias città della pace e ha deciso di impegnarsi nella direzione della riconversione. Un ordine del giorno non è immediatamente concreto, quindi c'è sempre tanto da lavorare. Allora, vi vorrei dire tante cose, ma concludo. Qualcuno ci ha detto, ma voi pensate davvero che riconvertendo questa fabbrichetta stiate risolvendo i problemi della pace nel mondo? E così a me viene da dire, ma se c'è una guerra mondiale a pezzi, magari possiamo iniziare anche a fare una pace a pezzi. Ciascuno di noi. Un dato di fatto, che la spirale della corsa agli armamenti non conosce sosta e che i costi di ammodernamento e sviluppo delle armi, non solo nucleari, rappresentano una considerevole voce di spesa per le nazioni, al punto da dover mettere in secondo piano le priorità reali dell'umanità sofferente, la lotta contro la povertà, la promozione della pace, la realizzazione di progetti educativi, ecologici e sanitari e lo sviluppo dei diritti umani.